Ciao a tutti, oggi voglio presentarvi una lettura molto particolare. È un libro game in formato digitale, un'app che potete scaricare sia per Android che per iPhone. Fa parte della Infinity Mundi e l'avventura in questione si intitola Questaver Brandy, a tutta birra. Una storia scritta da Roberto Bucciarelli, detto Powerbob, il quale ringrazio per avermi anche fornito il codice per sbloccare l'intera avventura, ed è illustrata da Alessandro Lalli. Si tratta di un'avventura ambientata in un mondo fantasy, ma con delle connotazioni fortemente parodistiche e demenziali. In pratica, se amate i film di Mel Brooks e del trio Zucker-Abrams-Zucker, vi consiglio fortemente questa app. Se amate i libri game, vi consiglio fortemente questa app. Se amate i libri game e adorate la comicità di Mel Brooks e del trio Zucker-Abrams-Zucker, questo è assolutamente il prodotto che fa per voi. E ora, senza ulteriori attese, vi mostro la mia partita a Questaver Brandy. Random Audiolibri presenta una partita a Questaver Brandy. Ci troviamo in un'epoca drammatica, dove i crimini e i soprusi sono all'ordine del giorno. Solo un mestiere può porre rimedio a questi misfatti, quello dell'eroe. I personaggi più disparati offrono così i loro servigi a chi è in cerca di aiuto. Si tratta di individui molto diversi tra loro, appartenenti ad ogni tipo di razza, classe o rango. Alcuni di questi sono mossi dalla gloria, altri dalla semplice ricompensa in denaro. Ma ciò che li accomuna è sempre solo l'arduo desiderio di portare a termine l'incarico con successo. Per lungo tempo l'eroe ha saputo migliorare drasticamente il tenore di vita dei cittadini, ma con l'avanzare degli anni, riuscire a organizzare tutte le commissioni tra loro era diventato un compito molto arduo. Troppo spesso capitava che una missione fallisse a causa della poca attenzione o dell'eccessiva fretta con cui la si organizzava. Occorreva dunque trovare un luogo nel quale i vari commissionari, dopo essere stati accolti caldamente e messi a loro agio, potevano ricevere la giusta assistenza e trovare l'eroe giusto per loro. È stato in quell'istante che Questaver è nata. A un occhio poco attento potrebbe sembrare una semplice taverna, ma al suo interno ogni cliente seduto al proprio tavolo potrà ricevere un menù contenente un'appropriata selezione non di cibo né di bevande, bensì di eroi. In questo modo chiunque può scegliere la persona che più si adatti alla missione per la quale si richiede intervento. Il cameriere provvederà a quel punto a prendere nota dell'ordine su un foglio di carta e a puntare su di esso i dettagli fondamentali dell'incarico. Fatto ciò, lo consegnerà all'eroe scelto, allocato ai piani superiori della locanda, così da permettergli di preparare tutto l'occorrente prima di partire. Indispensabili sono a tal proposito due particolari oggetti che Questaver offre in dotazione ad ogni eroe. Si tratta nel primo caso di un microchip salvavita impiantato sotto pelle. No, il 5G non c'entra nulla. Che si attiva in caso di morte o di situazioni senza via d'uscita, permettendo a chi lo possiede di tornare indietro di qualche paragrafo e porre rimedio ai propri errori. Gli utilizzi del microchip sono illimitati, ma verranno conteggiati in una sezione apposita dell'inventario, consultabile cliccando l'apposita icona che comparirà a breve in basso a destra dello schermo, affinché tu ne comprenda l'eventuale abuso. Oltre ad esso, gli eroi disporranno anche di un marsupio magico senza fondo, che consentirà loro di raccogliere durante il viaggio infiniti oggetti di ogni forma e dimensione al suo interno. Potrai tenerne sotto controllo il contenuto quando vuoi, seguendo le stesse indicazioni sovracitate tra parentesi poco fa. Scommetto starei pensando che sia il microchip che il marsupio rappresentino una paraculata bella e grossa dell'autore, che non deve così preoccuparsi né di calcolare il peso massimo dell'inventario trasportato, né di giustificare il motivo per cui si possa tornare indietro qualche paragrafo dopo una cosiddetta instant death. E in effetti così è. Non giudicarlo, poverino. In principio, la principessa. Quest'oggi a far visita alla locanda è niente di meno che Sua Maestà Re Jink in persona.
La sua apparizione coglie tutti di sorpresa all'interno del locale, ospiti e staff compresi. Più che per la sua nobile presenza, però, lo shock è dovuto al suo aspetto decaduto. Completamente fuori forma rispetto a come lo si ricordava, il suo corpo tonico e prestante risulta ora grassoccio e flaccido allo stesso tempo. Persino la sua lunga e caratteristica chioma rossa è sparita, sostituita da una calvizie arida e spietata. Nonostante gli sguardi sconvolti fissi su di lui, il re però non si scompone, mantenendo, per quanto ancora gli riesca, un atteggiamento altezzoso, quasi di sdegnante presunzione. Si siede a un tavolo, chiama a sé un cameriere e racconta dunque il motivo della sua visita. Si viene così a sapere che sua figlia, la principessa Elizabeth, è stata recentemente rapita il giorno prima delle tanto attese nozze da un enorme drago sputafuoco che ha fatto irruzione nella corte reale lasciando tutti sgomenti e impauriti. Fonti affidabili riferiscono che la principessa sia ora tenuta prigioniera in un vecchio castello. Dovrebbe essere ancora viva, ma molti temono che potrebbe non esserlo ancora per molto. Diversi guerrieri impavidi hanno già tentato l'impresa, ma nessuno ha fatto ritorno. Non vivo, quantomeno. Urge dunque un eroe fuori dal comune, capace di riportarla a casa sana e salva, al più presto, oltretutto. Per quanto il re non ne specifichi i dettagli, se il matrimonio dovesse saltare, potrebbero esserci delle gravissime conseguenze per l'intero reame. Il menù gli viene dunque servito in un lampo. Sfogliandolo, il sovrano non deve impiegare affatto molto tempo prima di individuare la persona giusta. Brandy, l'arciera. Nome, Brandy. Classe, arciera, mezzelfa. Età, 19. Sesso, femminile. Altezza 1,75 m, peso 62 kg. Note dello chef. Ottima scelta se sei in cerca di una tiratrice provetta, agile e precisa. Sarebbe davvero l'eroina perfetta? Se non fosse che quando alza il gomito non lo fa solo per scoccare le sue frecce. Equipaggiamento base. Arco e frecce, borraccia di vino, microchip salvavita, marsupio magico. Il cameriere annuisce con un sorriso cortese, ritira il menù dalle mani del re e si allontana, salendo le scale che portano ai piani superiori. Dopo pochi minuti ecco dunque scendere Brandy, che senza esitazione si dirige dal re. Non proferendo alcuna parola, una volta che lo ha raggiunto si inchina ai suoi piedi in segno di rispetto, rimanendo ferma a lungo in quella posizione. «Alzati pure, fanciulla mia!» Comprendo che in quanto donna sia giusto rimembrare la tua sottomissione, ma in questo momento voglio vederti agguerrita e determinata. La missione che ti aspetta è molto ardua e ho bisogno che la porti a termine alla svelta. Ne va del mio regno. Brandy rimane impassibile, senza lasciar trasparire alcuna emozione. Non appare minimamente infastidita né dalle sue affermazioni sessiste né dal fatto che il re sembri preoccuparsi più del regno che della salute di sua figlia. Lo sguardo dell'arciera risulta infatti spaesato, distratto, come se fosse intenta a pensare a tutt'altro. Non essendosi ancora minimamente mossa dalla posizione d'inchino, il re stesso inizia a pensare che ci sia qualcosa di strano in lei. «Ehi, tutto bene?» Guarda che se vuoi fingere di avere un malessere pur di non partire per la missione non me la dai mica a bere. È proprio in quell'istante che lo sguardo di Brandy improvvisamente si illumina. La mezzelfa, di colpo sprizzante di energia, si rimette in piedi con uno scatto felino, dimostrando in quel momento quale fosse il pensiero che la tormentava. Qualcuno ha detto bere? Ma certo, un bel bicchiere di vino è proprio quello che ci vuole prima di cominciare l'avventura. Ho il vostro consenso, mio sire, vero? Il re reagisce attonito e spiazzato dal suo bizzarro atteggiamento e non ha idea di come risponderle. L'arciera intanto continua a fissarlo intensamente con lo sguardo, speranzosa del suo consenso. Il re glielo vieta. «Non mi sembra affatto il caso di pensare all'alcol in un momento come questo!» esclama il re infastidito. «Ma sire, non penserete mica che un innocente sorso di vino possa deconcentrarmi dalla missione!» Prova a convincerlo l'arciera.
Insospettito, il re si alza dalla sedia e si avvicina a Brandy, che indietreggia timorosa. Lo sguardo dell'arciera sembra lo stesso di un ladro colto in flagrante durante un furto. Vuoi essere così gentile da mostrarmi quello che nascondi dietro la schiena? Una tale domanda spiazza completamente la fanciulla, che inizia a sudare freddo. Poi però, consapevole di non poter mentire, e seppur restia, estrae una gigantesca tanica piena di vino fino all'orlo. Hai un concetto molto particolare di sorso. La rimprovera ironicamente il sovrano, che le confisca la tanica strappandogliela dalle mani. Brandy allunga le braccia, disperata, come se fosse un bambino a cui hanno appena tolto il ciuccio. Il suo comportamento fa infastidire ancora di più il sovrano, che stavolta ha parole decisamente più severe e meno sarcastiche da rivolgerle. Ma insomma, dacci un taglio! Ti sembra questo il modo di comportarsi? Ti aspetta una missione pericolosissima! L'alcol dovrebbe essere l'ultimo dei tuoi pensieri! Mettiti subito in marcia e non farmi pentire della mia scelta! L'arciera ben presto si rassegna all'idea che non rientrerà più in possesso di quella tanica. E seppur sconsolata, non ha alternative se non obbedire e uscire dalla taverna. Una volta fuori, un furbo sorrisetto le compare sul volto. Il re sarà anche convinto di essere riuscito a tenerla lontana dall'alcol, ma rimane chiaramente all'oscuro del contenuto della sua borraccia. Dopo averle rivolto uno sguardo soddisfatto e averla carezzata come fosse il più inestimabile dei tesori, l'arciera si mette in cammino, fischiando allegramente. Il tuo viaggio nei panni di Brandy inizia dunque in questo momento. Ti metti in marcia, cercando di individuare la direzione più breve per raggiungere il castello del drago. Il maniero non dovrebbe distare molto da quest'tavern, quantomeno in linea d'aria. Tuttavia, per raggiungere la destinazione, già subito ti si para davanti il primo ostacolo. Non appena superi la periferia cittadina, una fitta foresta si apre per chilometri davanti ai tuoi occhi. Qualunque strada tu prenda, non avresti modo di evitarla. Non hai altra scelta se non quella di addentrarti dunque al suo interno. Dovrai rimanere costantemente allerta, perché in un simile posto il pericolo potrebbe nascondersi dietro ogni angolo. La vegetazione è così ampia che qualunque creatura maligna o qualunque malintenzionato potrebbe assalirti di sorpresa senza che tu faccia in tempo ad accorgertene. Sembra però che il primo tratto di percorso sia privo di ogni sorta di imprevisto. Stai addirittura per raggiungere un piccolo spiazzo che dovrebbe permetterti di tirare almeno per il momento un sospiro di sollievo. Ma è proprio in quell'istante che un grosso cinghiale ti sbarra improvvisamente la strada, sbucando fuori da un cespuglio lì vicino. Ti osserva con sguardo fisso, con i suoi intensi occhi rossi. Lo attacchi o tenti un approccio più pacifico? Tenta un approccio più pacifico. Vorresti volentieri evitare di dover già sporcare di sangue una delle tue frecce. In fondo il tuo viaggio è appena iniziato. Pertanto, estrai la tua borraccia e ne versi una minima parte del suo contenuto in una piccola zolla incavata nel terreno sotto i tuoi piedi, per offrirla al cinghiale. La creatura, timorosa ma incuriosita, si avvicina pian piano. Tu fai qualche passo indietro, rimanendo inginocchiata a terra, mentre muovi delicatamente le mani davanti a te per fargli capire che non hai cattive intenzioni. L'animale per ora sembra volerti dare fiducia. Annusa il liquido con sospetto, poi se ne bagna la lingua quel poco che basta. Rimane qualche secondo fermo, concentrandosi sul sapore. Poi di colpo le sue pupille si dilatano, le sue fauci si spalancano e inizia a sbavare copiosamente. In un lampo si scola tutto il vino che avevi versato a terra, gustandoselo a pieno. Non appena però si accorge che quel delizioso nettare è terminato, guaisce verso di te, per implorarti di versargliene ancora. Sembra proprio che il mio vino ti piaccia, eh? Bene, se mi farai passare, te ne darò un altro assaggio, che ne dici? Detto ciò, ne versi un goccio in un'altra piccola fossa cava sul terreno. Stavolta ti assicuri che sia posizionata nel punto opposto alla direzione in cui devi dirigerti, così che mentre il cinghiale è concentrato a bere, tu possa svignartela. L'animale non sembra tuttavia volersi accontentare di una così misera quantità di vino.
Talmente ingolosito da questa sconosciuta bevanda, egli si avventa sulla tua borraccia ad una velocità incredibile, per poi scappare via mentre la stringe salda fra i denti. Rimani per un attimo interdetta per quanto appena accaduto, ma poi... Ladro! Polizia! FBI! KGB o chiunque altro! Aiuto! Sono le parole che gridi in preda alla disperazione prima di partire tu stessa all'inseguimento di quel farabutto di un cinghiale. Per tua fortuna riesci a distinguere con facilità le impronte che l'animale ha lasciato a terra. In questo modo sei in grado di seguirlo nonostante la gran distanza che vi separa. Ben presto riesci finalmente a scorgerlo mentre svolta di scatto dietro a un albero. Fai lo stesso anche tu, scoprendo con sollievo che il cinghiale si è appena incastrato in un vicolo cieco. Davanti a lui si para infatti un grosso dirupo che gli blocca la strada. L'animale è così costretto a interrompere la propria fuga, frenando appena in tempo sull'orlo del precipizio. Sei pronta ad approfittarne per saltargli addosso e riappropriarti della fiaschetta, quando all'improvviso, da dietro un cespuglio lì vicino, sbuca fuori una iena che si avventa sul cinghiale prima che potessi farlo tu. Il cinghiale grida di dolore mentre la iena tenta di affondare le zanne nella sua carne. Nel tentativo di divincolarsi dalla sua presa, il povero animale lascia cadere a terra la tua borraccia di vino. Non ci pensi due volte e, sdraiandoti a terra per poter agire di soppiatto, allunghi un braccio e te ne riappropri. È fatta! La borraccia è di nuovo nelle tue mani! Non ti resta che alzare i tacchi e fuggire prima che la iena possa avventarsi anche su di te. Eppure ti senti invadere da una strana sensazione. Che si tratti mica di qualche senso di colpa. Dopotutto, in parte è a causa tua se il cinghiale si ritrova in questo guaio. Saresti a posto con la coscienza se morisse sotto i tuoi occhi. La cosa migliore che tu possa fare è tentare di salvarlo. Tecnicamente non avresti problemi a sbarazzarti della iena con una delle tue frecce. Ma non riesci a toglierti dalla testa l'ipotesi del cinghiale che tenta nuovamente di rubarti la borraccia una volta salvo. Corri eroicamente il rischio o ti allontani facendo finta di niente? Corro eroicamente il rischio. Con estrema disinvoltura e rapidità estrai una freccia, la tendi sulla corda dell'arco e la scocchi nella direzione dei due animali. Nella loro mischia frenetica sia la iena che il cinghiale continuano a muoversi ripetutamente, girandosi e rigirandosi a terra tra di loro. Sarebbe impossibile per chiunque riuscire a centrare con precisione solo la iena lasciando il cinghiale incolume. Impossibile per chiunque, ma a quanto pare non per te. La freccia si conficca nella testa della iena con una precisione talmente chirurgica che prima di ucciderla riesce persino a rimuovere un tumore maligno che aveva nel cervello. Ancora una volta la tua reputazione di arciera eccelsa non viene minimamente messa in discussione. Il cinghiale riesce così facendo a liberarsi della presa della iena, che giace esamina il suolo. Non sembra aver riportato nessuna ferita, se non qualche graffio superficiale della belva che lo ha attaccato. Dopo aver scampato la morte, sarebbe prevedibile che ora l'animale scappi via terrorizzato. E invece si avventa su di te. Lo sapevo, il mio vino è in pericolo! Esclami mentre nascondi la borraccia dietro la schiena. E invece il suo comportamento ti coglie del tutto alla sprovvista. Egli si struscia ripetutamente con il muso sulla tua gamba, scodinzolando ed emettendo addirittura delle fusa. È evidente quanto ti sia grato di avergli appena salvato la vita, e la cosa ti fa certamente piacere. Tuttavia, dopo aver perso alcuni minuti a ricambiare le sue carezze, per te è ora di rimetterti in marcia. Provi ad allontanarti di un passo, ma il cinghiale immediatamente ti raggiunge, come fosse la tua ombra. Ci riprovi altre volte, ma il risultato non cambia. Non ti ci vuole molto a capire che sarà difficile separarsi da lui. Non ti resta altro da fare che accettare l'idea di proseguire il viaggio in sua compagnia. Tutto sommato, l'idea di avere un cinghiale come compagno potrebbe avere i suoi vantaggi. Preghi solo in cuor tuo che la cosa non riveli anche un'arma a doppio taglio. È già diverso tempo che avanzi nella foresta. Se avevi una sbronza, a quest'ora è passata, e il cielo comincia a farsi sempre più scuro. Inizi già a temere che durante la notte potrebbero svegliarsi le creature più cupe e pericolose dell'intero bosco.
e tu di certo non hai la minima voglia o intenzione di imbatterti in una di loro. Acceleri dunque il passo con la speranza di uscire da questa foresta il prima possibile. A un certo punto, il sentiero che stai percorrendo si divide in tre direzioni. A sinistra riesci a intravedere una zona con alberi piuttosto fitti. Al centro, al contrario, sembra che siano nettamente più radi. A destra, infine, la quantità di alberi è nella norma, ma pare che siano tutti molto alti. Vai a sinistra, vai al centro o vai a destra? Sempre a sinistra! Ben presto la vegetazione che ti circonda inizia a farsi molto più fitta ogni nuovo passo che compi. Hai come l'impressione che gli alberi si stiano sempre più avvicinando a te, stringendoti in una morsa che quasi ti soffoca il respiro. Arrivi al punto che per procedere devi muoverti in senso laterale. Tuttavia sembra che questo non basti, dal momento che all'improvviso ti ritrovi letteralmente incastrata tra due arbusti. La cosa è strana e sospetta. Eri certa ci fosse abbastanza spazio per passare, ma probabilmente avrai solo sbagliato i calcoli. Ma sì, sarà di sicuro così. Rifletti ad alta voce. Dopotutto, mica gli alberi si spostano da soli, no? Questo lo dici tu. Una voce rauca e cavernosa ti fa sobbalzare. Ti guardi attorno freneticamente, non capendo davvero da dove provenga. Poi, alzando lo sguardo, noti che dal tronco di un albero compare una bocca. Ti stropicci gli occhi, incredula, mentre la voce prosegue. Persone che vogliono passare devono pagare con le loro vite. Interpreti la frase come una vera e propria minaccia. Ma per quanto tu sia ancora sconvolta, non puoi certo lasciarti mettere i piedi in testa così facilmente. Pertanto, avendo mani e braccia libere, estrai il tuo arco e punti una freccia contro l'albero in questione, rispondendogli a tono. Vogliamo davvero scoprire chi avrà la meglio tra il fragile legno di voi alberi e la lega di metallo super rinforzato di cui è composto il mio intero arsenale? Inaspettatamente, l'albero inizia a tremare dallo spavento. Ti prego, abbi pietà, non farci del male, ti supplica. Hai frainteso. Noi alberi siamo popolo pacifico. Vite può essere altre cose, in fondo. Sembri confusa, non capendo cosa intenda. Questo odore è vino prodotto da vite. Sì, direi che può bastare come pagamento. Inutile dire quanto la cosa ti innervosisca. Cosa? Non cederò mai la mia preziosa borraccia a un albero. Questo è poco ma sicuro. Deve pure esserci un'alternativa. L'albero rimane in silenzio per qualche istante, finché un suo simile non gli sussurra qualcosa all'orecchio. Dopo averlo ascoltato, egli si rivolge nuovamente a te. Mio amico ha proposto compromesso. Puoi passare, se decidi di pagare, in natura. Sgrani gli occhi dall'indignazione. Come puoi lontanamente immaginare che abbia osato farti una proposta del genere? Con che razza di alberi ti stai ritrovando a patteggiare? Accetti il pagamento in natura? Cedi il tuo vino? O rifiuti entrambe le opzioni? Ovviamente, accetto il pagamento in natura. Se è un pagamento in natura quello che vogliono, un pagamento in natura avranno. Ti togli uno dei fiori che hai come ornamento tra i capelli e lo porgi all'albero, che lo afferra e se lo infila sulla sua chioma spoglia, sfoggiando un sorriso smagliante. Mio amico soffre di alopecia. Ti delucida subito l'altro albero. Sua chioma non aveva più fiori da anni. Ora lui è di nuovo felice, grazie a tuo cuore d'oro. Puoi passare. Detto ciò, gli arbusti che ti tenevano aggrovigliata tutto ad un tratto si dissolvono. L'intero sentiero viene reso di colpo più sgombro, facilitandoti di netto la possibilità di percorrerlo. Ringrazi gli alberi e ti rimetti in marcia, sebbene un grosso dubbio ti assalga.
un albero affetto da alopecia? Ti domandi perplessa. Ero convinta che gli alberi soffrissero solo di diabete. Un silenzio glaciale cala nella foresta. L'unico rumore residuo è quello proveniente dalle cicale. Tante, tantissime cicale. È un frinio decisamente fastidioso, ma sai una cosa? Sopportalo, te lo meriti! Prenditi una piccola, anzi facciamo lunga, pausa per vergognarti di te stessa. Poi prosegui. Ok, scusa. Ben presto la vegetazione intorno a te torna normale e non devi più preoccuparti delle particolarità del territorio che ti circonda. Le preoccupazioni tuttavia provengono da altro. È calata infatti la notte nella foresta, portando con sé una tetra e fitta oscurità. Devi faticare molto per distinguere il sentiero di fronte a te. Alla fine capisci che è meglio fermarsi a dormire e riprendere il viaggio non appena si fa all'alba. Avresti preferito accamparti in un posto più sicuro, ma purtroppo dovrai adattarti sia a questo che a mille altri imprevisti che di sicuro il tuo viaggio ancora ti riserverà. Cerchi di sistemarti alla bene meglio su un mucchio di foglie, ma il buon Morfeo fatica molto ad accoglierti tra le sue calde, soffici braccia. Non importa quante volte ti rigiri, non riesci in alcun modo a prendere sonno. Potrebbe essere a causa della paura, potrebbe essere anche a causa della scomodità, ma hai il lievissimo presentimento che ciò sia invece dovuto ai numerosi e intensi brontolii emessi dal tuo stomaco. C'è da dire che, somigliando a degli inquietanti ruggiti, qualunque animale non oserebbe mai avvicinarsi a te, il che ti garantirebbe una notte serena. Ma in questo momento preferiresti morire per mano di una bestia feroce, piuttosto che per i morsi della fame. Decidi dunque di abbandonare il tuo raffazzonato giaciglio per cercare qualcosa da mettere sotto i denti. Dopo alcuni minuti di perlustrazione, scorgi un viandante seduto davanti a un falò acceso al centro di un piccolo spiazzo. Sopra il fuoco è adagiato un tegame da cui ribolle una zuppa molto invitante. Ti guardi con circospezione, notando che attorno all'uomo vi sono moltissime altre provviste, persino una tenda con un sacco a pelo. La tua salivazione aumenta, così come il tuo languore. Emetti senza volere l'ennesimo brontolio che fa voltare di scatto l'uomo nella tua direzione. Fortunatamente sei ben nascosta e non sembra accorgersi della tua presenza. Infatti volta il capo quasi subito, tornando a osservare il falò di fronte a sé e convincendosi di aver avuto solo un abbaglio. Stavolta ti è andata bene, ma capisci che non otterrai nulla continuando a restare ferma senza fare niente. Devi iniziare a riflettere su quella che pensi sia la mossa più giusta da compiere. Ucciderlo sarebbe certamente l'ipotesi più comoda, eppure la escludi a priori. Per quanto ci sia la tua stessa sopravvivenza in ballo, mai e poi mai saresti capace di uccidere uno sconosciuto innocente. Da sobria, almeno. Dovrai pertanto pensare a qualcos'altro. Esci allo scoperto e provi a parlare con l'uomo, o agisci nell'ombra nel tentativo di rubargli qualcosa? Esco allo scoperto e provo a parlare con l'uomo. Credi fermamente che con le giuste parole dovresti essere in grado di convincere l'individuo a condividere parte del suo pasto con te. Con calma e senza movimenti bruschi, ti alzi dunque in piedi. Appena ti nota, l'uomo non sembra affatto stupito o spaventato. Si limita soltanto ad avvicinare un braccio in direzione dei suoi averi per proteggerli. «Dunque la sensazione di essere osservato era giusta!» esclama mentre estrae una spada dal suo fodero. «Sei una predatrice, scommetto! Vuoi derubarmi? Non è forse così?» «Ti prego, calmati! Non ho affatto cattive intenzioni, te lo assicuro!» A sostegno delle tue parole, poggi le tue armi a terra e alzi entrambe le braccia in aria. L'uomo sembra in effetti convincersi, ma ciò comunque non rimuove il suo stato di allerta. Vuoi allora essere così gentile da spiegarmi il motivo della tua apparizione? Ancora prima che tu possa aprire bocca, a rispondere ci pensa il tuo stomaco, con l'ennesimo gorgoglio, lasciando l'uomo di stucco.
Come avrai intuito, sono molto affamata. Se potessi offrirmi anche solo un piccolo assaggio del tuo lautopasto, te ne sarei davvero molto grata. Il misterioso forestiero ritrae la spada e si avvicina a te, poggiando amichevolmente una mano sulla tua spalla. Mia cara ragazza, perché accontentarsi di un assaggio? Qui con me c'è cibo a sufficienza, serviti pure! Sei sorpresa dalla sua gentilezza e comprensione, perciò lo ringrazi più volte. Prima però che tu possa avventarti su una qualche ciotola, egli ti blocca. Non così in fretta! Che succede? Capisco che stai morendo di fame, ma ci terrei molto a conoscere il nome della persona con cui sto per condividere il mio banchetto. Rimani immobile e basita, riconoscendo con imbarazzo la tua estrema maleducazione. Ma certo, mi sembra davvero il minimo, ti chiedo scusa. Fai una breve pausa, poi assumi una posa fiera e orgogliosa. Io sono Brandy l'arciera, fiera eroina di quest'tavern. L'uomo non sembra affatto impressionato. Al contrario, ha tutta l'aria di essere molto confuso. Hai detto quest'tavern? Mai sentita nominare. In che regione del regno si trova? E in quale città? Una simile domanda ti coglie del tutto alla sprovvista. Ecco, io in realtà non ne ho la più pallida idea. Come sarebbe? Chiede lui perplesso. So che può sembrare assurdo, ma cerca di capire. L'autore di questo libro game è molto pigro e non aveva voglia di inventarsi i nomi di ogni singola città o regno presenti nella storia. Ha intenzione di farlo solo all'occorrenza e punirà chiunque provi a mettergli i bastoni fra le ruote. L'uomo ti guarda negli occhi con particolare scetticismo. Se proprio non volevi rispondermi, almeno potevi inventarti una scusa meno bislacca. Perché mai dovrebbe tenere nascosti i nomi delle terre che lui stesso ha creato? Non ha alcun senso! Alcuni di questi, poi, sono particolarmente affascinanti. Io, ad esempio, provengo niente di meno che da... Non fa in tempo a finire la frase, che all'improvviso una strana nube compare dal nulla e lo avvolge su tutto il corpo, tramutandolo in un'innocua e fragile falena. L'insetto vola via stordito, finché una rana che si trovava nei paraggi non allunga la lingua nella sua direzione, catturandolo e ingoiandolo in un solo boccone, per poi allontanarsi soddisfatta. Cala in quel momento un lungo e gelido silenzio attorno a te. Io lo avevo avvertito. Sospiri rammaricata. La sua è stata di certo una morte ingloriosa, ma cerca di non rimanerci troppo male. Ora che l'uomo è sparito, tutto il suo ben di Dio appartiene a te! Beh, non proprio tutto. Sembra infatti che la maggior parte dei suoi averi e provviste abbiano seguito lo stesso fato del loro proprietario. Per fortuna è avanzato abbastanza da poter comporre un pasto completo. Che ti serva però di lezione, mai mettersi contro l'autore di un libro! Lo terrò a mente! Al termine del banchetto sei stanca e satolla. Senti ora il bisogno di un bel sonno ristoratore per rimetterti completamente a nuovo. Ed è proprio ciò che ti appresti a fare. Mentre ti stai preparando per andare a dormire, osservi il cinghiale mentre si nutre con gusto di una parte del cibo che hai deciso di conservare per lui. Sembra piacergli da come scodinzola. È così dolce e tenero. Ti sfugge persino un sorriso nell'ammirarlo. Finora si è dimostrato un compagno di viaggio per nulla fastidioso. Anzi, quasi nemmeno ti sei accorta della sua presenza. Potresti quasi dire di essertici addirittura affezionata. Terminato il suo pasto, l'animale spalanca la bocca e sbadiglia, dando chiara dimostrazione di essere anche lui esausto. Decidi dunque di fargli spazio accanto a te, offrendogli un comodo riparo per la notte. Il cinghiale sembra apprezzare molto il tuo gesto, tant'è che si raggomitola al tuo fianco e non smette un solo istante di emettere delle fusa. Continui a essere molto stranita dal suo comportamento, più simile a un animale domestico che a uno selvatico, ma lo lasci fare senza opporti. Vi addormentate contemporaneamente pochi istanti dopo, cadendo entrambi in un sonno lungo e profondo. La notte trascorre tranquilla.
Ti svegli la mattina dopo sentendo il tuo corpo fresco e tonificato. Ti alzi in piedi e ti sgranchisci le ossa. Dopodiché raduni le tue cose e sei pronta a riprendere il cammino. Emetti un fischio per fare segno al cinghiale di seguirti, ma da parte sua non ricevi alcuna risposta. Ti guardi attorno con perplessità, non riuscendo in effetti a trovarlo da nessuna parte. Inizialmente non dai molto peso alla cosa, magari si è solo allontanato per fare i suoi bisogni. Tuttavia, guardando con più attenzione a terra, scopri che è stato lasciato un biglietto con su scritto quanto segue: «Ho rapito il tuo cinghiale. Spero tu non ti offenda. Sappi che sarà il protagonista indiscusso nel mio ristorante. Vienici a trovare qualche volta. Ti offro un pasto a metà prezzo. A presto!» Sgrani gli occhi, stentando a credere a quanto appena letto. Giri la lettera e scopri che in effetti il rapitore è stato di parola, offrendoti in allegato con essa un coupon sconto del 50%. «Come ha osato farmi questo?» urli in preda all'esagitazione. «Questo coupon è scaduto da 32 anni!» Si direbbe proprio che la faccenda sia diventata personale. Non dovrebbe essere difficile per te metterti sulle tracce del rapitore, considerando che le sue impronte sono rimaste stampate sul terreno. Ma sappi che così facendo la tua missione principale subirà un drastico contrattempo. Sei certa di voler rischiare?